Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi parlerò di parrucche e più specificatamente di come smontare una parrucca per ottenerne le ciocche da attaccare su altre parrucche o da attaccare per fare una pettinatura specifica su una parrucca. A volte capita quando ordinate parrucche da AliExpress o da siti cinesi o comunque parrucche molto economiche che arrivino molto belle, però non esattamente come volevate. A volte sono spoglie, per esempio così. Vedete che si vede la retina sotto? Oppure che non abbiano la pettinatura che speravate ottenere. Per ovviare a questo problema dei pochi capelli, a volte vi servono altre ciocche. In America vendono le ciocche separatamente, ma qui in Italia o comunque sui siti cinesi non ne ho mai trovate vendute singolarmente. Quindi di solito quello che faccio è comprare una seconda parrucca, smontarla e ricucirla sopra la parrucca base che ho deciso di usare. Oggi vi spiegherò come smontare una parrucca per poi poterla ricucire su una parrucca base o per usare le ciocche per fare pettinature particolari. Tipo, io devo fare la pettinatura di Peridot da Steven Universe, staccherò le ciocche da una parrucca e le riattaccherò su una struttura di foam per fare la parrucca di Peridot, che ha questa forma triangolare particolarissima. Bene, quindi iniziamo. Per smontare una parrucca, quello che vi serve sono o un paio di forbicine piccole, perché con delle forbici grandi andreste probabilmente a rompere le fibre della parrucca, o questo aggeggio che per chi non cuce si chiama scucitore e lo potete trovare in qualunque merceria. Aprite la vostra parrucca, tirate fuori dal pacchetto. Pettinate un po' le fibre con le mani per dividerle tra di loro, poi la rivoltate, nel senso andate dentro a cercare la retina, e questa è la retina della mia parrucca. Le retine possono essere fatte così quando la parrucca è molto economica, oppure fatte in varie strisce di elastici a cui sono attaccate le bande di capelli. Quelle un po' meno economiche hanno le strisce di elastici. Quello che dovremo fare è staccare le ciocche di capelli. Io parto di solito dal basso per avere più comodamente, semplicemente potete anche partire dall'alto. Andate a staccarle prendendo i puntini che le tengono cucite insieme. Non so se riuscite a vederli. Sono dei puntini di solito cuciti dello stesso colore della retina, quindi sono difficili da vedere. Io vi avvicino. Vedete? Iniziate a staccare così, semplicemente. Staccate. Tirate per vedere se si è staccato un po'. Passate alla cucitura successiva. Tirate. I primi punti sono un po' difficili, poi dopo man mano è più facile tirando scucire la parrucca. Staccato un bel pezzo, vedete? Ancora un bel pezzo. E man mano staccate i puntini. Andate avanti così fino a che raggiungete l'altro lato. Cercate solamente di non andare con lo scucitore a rompere queste cuciture che tengono insieme le ciocche di capelli. Queste due strisce di cuciture, o non nemmeno usate lo scucitore per rompere i capelli, non so, li prendete dentro, li rompete. Se ne rompe qualcuno non c'è nessun problema, rimangono comunque le ciocche, però se ne prendete tanti rischiate che la vostra ciocca rimanga un po' spoglia. Dovete stare attenti inoltre, se volete preservare il cappuccio, a non prenderlo dentro con lo scucitore e a romperlo mentre scucite. Questo è il cappuccio. Le ciocche di capelli più in basso di solito sono molto lunghe, quindi fanno due o tre giri del cuoio capelluto. E pian piano ecco una ciocca che viene via, vedete? Con le forbicine funziona ugualmente, soltanto che appunto è un po' più difficile tirar su, almeno per me, i punti senza prendere il resto
delle parti della parrucca, quindi state molto attenti, ma si può fare senza problemi. Vedete che ci sono riuscita senza tagliare la parrucca e si tira come sempre, tagliate qua dentro via direttamente, tagliate pian piano, avete la vostra ciocca che potete ricucire sull'altra parrucca per renderla più folta o per fare delle pettinature che volete, e andate avanti così per tutta la parrucca finché non vi rimane il cappuccio da solo e un mucchio di ciocche di capelli, così come queste qua dentro, vedete? Le ciocche sul davanti della parrucca sono ovviamente più corte di solito. Tenete conto che queste magari le metterete sul davanti della vostra altra parrucca, appunto per avere più folta la frangia e perché dietro non riuscirebbero a raggiungere il livello degli altri capelli. Quindi le ciocche che stanno sul davanti di solito vanno rimesse sul davanti e le ciocche che stanno sul dietro di solito vanno rimesse sul dietro. Quando le parrucche non hanno la riga in mezzo, ma sono quelle con il ciuffo, diciamo, al centro della parrucca troverete questa parte qua, vedete? Di solito non la uso perché è quella che va messa nel punto centrale in cui di solito ce n'è già un'altra ed è abbastanza folta, come vedete, quindi di solito non la uso, però volendo potete usarla. Per oggi è tutto. Nella prossima puntata vi spiegherò come riattaccare le ciocche di capelli a una parrucca.